L'occhio secco è una malattia infiammatoria che colpisce soprattutto la donna a qualsiasi età, caratterizzata da una sintomatologia dolorosa cronica che ha uno spettro di gravità dipendente dai pazienti. È molto diffusa, poco conosciuta e si avvale di diverse forme di terapia, non solo farmacologica. I sintomi vanno dal senso di corpo estraneo, sabbia, fotofobia, calo visivo anche, soprattutto alla sera, e nelle forme più gravi anche deficit visivo permanente, molto molto raro ma possibile. Fattoriale, quindi c'è una serie di cause che sono legate al sesso, quindi anche alla situazione ormonale, all'ambiente, all'esposizione al computer, all'utilizzo di farmaci, all'aver fatto procedure chirurgiche, a malattie generali. È molto molto complesso, è un mosaico, un puzzle che va ricostruito e in cui va fatta ricostruita la gravità per ottenere e proporre poi al paziente la terapia migliore, che ripeto, non è sempre solo la doccia o il farmaco. Sì, è una fase iniziale irritativa in cui il paziente ha una sintomatologia molto ridotta, in cui c'è ancora una fase di reversibilità in cui è possibile con antinfiammatori evitare che si passi dalla forma irritativa alla forma infiammatoria cronica. L'irritativa è quando c'è un iniziale disturbo e quindi non ci sono ancora attivazioni permanenti del sistema immunitario a livello della congiuntiva. La congiuntiva è un tessuto molto vascolarizzato e quindi ricco anche di cellule infiammatorie. Nella fase irritativa le cellule infiammatorie sono poco presenti. Nella fase irritativa e nella fase infiammatoria invece purtroppo l'infiammazione è presente, ci sono colonie di cellule infiammatorie presenti stabilmente, quindi è molto più difficile da trattare. I trattamenti sono trattamenti locali a base di sostituti lacrimali, di infiammatori, di farmaci colliri antinfiammatori, steroidei non penetranti la camera anteriore, quindi che non creano cataratta o ipertonia o pressione alta, anche antinfiammatori più potenti come gli antiproliferativi, come i colliri a base di cicosporina. Possiamo utilizzare, oltre a queste terapie, il sierautologo, che è un farmaco completamente naturale perché è un estratto del sangue, è un emocomponente estratto dal sangue del paziente che permette di regolare l'attività delle cellule residenti infiammate e quindi porta a una riparazione, come il compito del siero che si usa, il sierautologo. Anche il PRP per lenire e guarire la superficie oculare danneggiata dall'infiammazione. Quindi terapia sostitutiva con i farmaci dell'acqua artificiali, terapia antinfiammatoria e terapia rigenerativa. Oltre a questa terapia che è farmacologica, si possono e si devono spesso fare dei trattamenti fisici che sono alla luce pulsata. Oppure l'utilizzo di macchine come l'EpiFlow che tendono a aumentare la produzione della componente oleosa delle ghiandole, molto importante perché senza questa componente oleosa la lacrima evapora subito. C'è la possibilità anche di fare dei trattamenti di pulizia delle palpebre e di rimozione di quella componente infettiva che a volte è presente, che è la blefarite. E che è trattata e che è anche la causa di uno dei più grandi gruppi di cause che danno l'occhio secco, che è l'occhio secco iperevaporativo. Quindi ci sono diversi trattamenti che, associati e ripetuti nel corso dell'anno, possono portare il paziente a livelli di
direi quasi serenità e tranquillità, quindi una riduzione di questo dolore che è un dolore cronico. Non è un dolore fortissimo, ma è un dolore praticamente presente sempre, che porta al paziente ad avere una sofferenza poi nei confronti del computer, ad avere difficoltà a lavorare, ad avere difficoltà a relazionarsi, soprattutto in ambienti molto illuminati. Le conseguenze sono il passaggio da stadi iniziali, come lo stadio irritativo, a stadi infiammatori, acuti e cronici, che portano ad avere dei livelli di sofferenza e di dolore molto importanti, con impossibilità di lavorare al computer, di fare delle cose molto semplici, ma soprattutto di accedere alle chirurgie. Ci sono pazienti che a volte devono fare chirurgia refrattiva, chirurgia della cataratta, e a cui conviene far fare un trattamento prima dell'occhio secco, perché purtroppo tutte le chirurgie del segmento anteriore e anche posteriore provocano alterazioni della superficie oculare. L'occhio secco è una malattia della superficie oculare, per cui se non è contenuto, se non è stabilizzato, il mandare avanti una procedura chirurgica porta poi a avere un disturbo, un peggioramento dell'occhio secco e anche una vanificazione della chirurgia, perché il paziente vede male.